ed una liberazione, e precisamente lo scioglimento di un legame. Quella donna era ricurva da 18 anni, era stata legata da Satana. Nessuno se ne accorgeva, neanche quella donna era cosciente della legatura di Satana. Soltanto aveva l'effetto della legatura, quelle infermità che la teneva di curva e non poteva erigere la testa, guardare in alto. Non sappiamo la causa di questa legatura. A noi non tocca indagare la causa, ma quella donna era legata. Gesù passa, si accorge subito della legatura di Satana ed ha compassione di quella donna, che forse era ignara di quella legatura e poteva anche non essere colpevole di quella legatura, e soltanto era legata perché si manifestasse la gloria di Dio. La chiamò a sé con tanta gioia, con tanta gentilezza: donna, vieni qui. Ecco, sei libera dalla tua infermità. Non dice sei libera dal maligno. Quella legatura produceva infermità. La donna non era posseduta, era una buona donna, frequentava assiduamente la sinagoga, stava nei pressi della sinagoga, e Gesù, quando la vide, ne ebbe compassione. Qui abbiamo una reazione buona e una reazione cattiva. Di fronte al miracolo che Cristo compie, c'è la gioia e la glorificazione di Dio. Questo è il segno del miracolo di Cristo. Di ogni miracolo, di ogni guarigione, di ogni liberazione che viene dall'alto. È un segno inconfondibile ed è per noi un segno diagnostico, per sapere se una guarigione o una liberazione vengono o non vengono da Dio. Cosa fa la donna appena è sciolta dal legame? Glorifica Dio. Sento quel peso che ormai non c'è più sulle spalle, si sente libera e glorifica Dio. Neanche ringrazia Gesù. I suoi occhi sono rivolti al cielo, percepisce che quel dono viene dall'alto e leva le mani in alto e glorifica Dio. Il medesimo gesto fanno tutti quelli della folla che seguono Gesù, la folla che applaude e glorifica Dio, la folla che non è manovrata dagli ipocriti farisei, sadducei, scribi, ma la folla che assiste alle meraviglie compiute da Cristo ha questa reazione: glorificare Dio. Non batte le mani a Gesù, ma glorifica Dio, perché Gesù ottiene questo effetto.
risana la creatura, ma glorifica suo Padre. E l'effetto ottenuto si manifesta appunto in questa gloria che quella donna dà Dio, che la folla dà Dio. Quando dovesse mancare la gloria di Dio, ci sarebbe molto da dubitare che una guarigione, una liberazione, un miracolo venga dal Signore. Perché il primo effetto che produce il miracolo di Dio è la gloria di Dio prima del benessere della creatura. La reazione cattiva è il capo della sinagoga, affiancato da farisei e scribi. Gesù ha compiuto questa opera in giorno di sabato. Sabato è il giorno del Signore, sabato è il giorno di Cristo, Lui è il padrone del sabato. Tante volte l'aveva detto, il figlio dell'uomo è padrone del sabato. Però a prescindere che Lui sia il padrone del sabato, guarire un ammalato, liberare un uomo ricurvo, non è poi un lavoro che rientra nel terzo comandamento, che prescrive di non lavorare nei giorni del Signore. E Gesù dice: chiunque di voi, ipocriti che siete, chiunque di voi che ha un asino o un bue, non lo scioglie forse per portarlo all'abbeveratoio, non lo fa morire di sete. Ora, se voi sciogliete un asino, un bue, e non lo date il sabato per questo lavoro che fate, di portarlo ad abbeverare, voi, ipocriti, mi accusate che io abbia lavorato perché ho sciolto questa figlia di Abramo, che non è un asino, non è un bue, figlia di Abramo, l'ho sciolto da un legame di Satana, un legame che durava da 18 anni. Ipocriti. E nessuno osava rispondergli. Comunque sta di fatto che Gesù afferma una realtà che spesso sfugge a noi. Questa legatura di Satana. Noi tutti siamo stati creati da Dio eretti, in posizione eretta. Si dice San Bonaventura, dottore della Chiesa, dottore serafico, che il peccato ha reso curvo l'uomo. Quella donna è l'immagine dell'uomo ricurvo che guarda la terra. Oggi gli uomini immersi nel peccato sono un popolo curvo. La popolazione nostra è un popolo ricurvo, guarda la terra, non guarda più il cielo, è curvo sotto il peso del proprio peccato. Questa è la prima incurvatura che noi abbiamo. Ed è Cristo che ci scioglie da questo legame. Quando l'uomo è sciolto dal legame del peccato, ci dice il Santo Dottore, diventa di nuovo
Homo erectus, l'uomo eretto, che può guardare in alto, e le sue azioni sono sursum. Anzi, il Santo Dottore invita l'uomo che è stato sciolto dal peccato a vivere con un'attività che lui chiama sursum actio, cioè un agire all'insù, un agire in alto, un guardare in alto, un guardare al cielo, perché la patria nostra è il cielo, perché il Padre nostro sta nei cieli. C'è un altro motivo per cui noi siamo ricurvi, ed è la pesantezza che noi portiamo, o a causa della spossatezza o a causa della tristezza. Quante persone sono curve per la tristezza provata dalla vita, si ripiegano su se stesse. Quanti di noi abbiamo passato dei momenti di ripiegamento su noi stessi. Questa sera Cristo viene e ci dice di erigere la testa, ci vuole risanare, ci vuole sciogliere dalla nostra pesantezza, da tutti i nostri ripiegamenti. Quanti ripiegamenti su noi stessi, quante tristezze che gravano su di noi, quante spossatezze fisiche e morali ci colgono lungo il cammino della vita, e siamo come ricurvi, come quella donna a testa in giù. Cristo questa sera vuole venire per liberarci da questa incurvatura, per farci coraggio, per dire: guarda in alto, guarda, ci sono io. Io ristoro chi è spossato, io ridò forza allo stanco, io do la gioia a chi è il cuore mesto. E c'è una terza incurvatura, ed è causata dal maligno. Ci sono i legami, ci sono legami morali, legami psicologici, legami che provengono dal maligno, malefici. Da tutti questi tre legami il Signore ci libera. C'è un legame psicologico, ve l'ho accennato, sono stati di animo in cui l'uomo si abbatte, perde la fiducia in se stesso, negli altri e in Dio. Si è come legati e impossibilitati a compiere il proprio dovere, a proseguire nel proprio cammino, a compiere determinati atti. Questa è proprio la caratteristica del legame. Ci può essere un legame morale, abitudini cattive contratte, che ci impediscono di camminare nella via del bene. Sono le cadute, le recidive negli stessi peccati. L'uomo è come annodato, cade, si rialza, ma ricade, perché
e come legato. È legato a un'abitudine, legato a un peccato, legato a un modo di fare. E questo legame morale deve essere sciolto, sciolto da Cristo. Soltanto Dio può sciogliere in Cristo questo legame. Ci vuole però la collaborazione nostra, lasciarsi sciogliere da Cristo Signore, attraverso la confessione o attraverso quella preghiera di liberazione con cui noi chiediamo al Signore di liberarci, di scioglierci da quelle necessità che noi sentiamo e da cui non sentiamo di evadere. E c'è una terza specie di legame, ed è quello operato dal maligno. Possono essere legami fisici, possono essere legami psicologici, possono essere legami morali, ma sono opere del maligno. Non è dalla fragilità umana che proviene, ma dal maligno. In questi casi abbiamo bisogno della liberazione del Signore. Conoscere la causa del legame, rinunziare alla causa del legame, chiedere la liberazione del legame attraverso quelle formule che gli esorcisti conoscono, ma che anche noi, se i legami non sono gravi, sono legami sottili, non gravi, noi stessi possiamo, con l'aiuto di una comunità, di un gruppo, o con l'aiuto di una persona cara, possiamo anche sciogliere, con la grazia di Dio. Comunque il legame che procede dal maligno deve passare attraverso la conoscenza della causa, attraverso la rinuncia alla causa del legame, attraverso il rinnovamento delle rinunce al maligno e attraverso le promesse battesimali di fede al Padre, Figlio e allo Spirito Santo, ossia le cosiddette promesse battesimali. Chiediamo allora al Signore di conoscere i nostri legami, sia quelli psicologici, sia quelli morali, che dipendono da noi, e di conoscere anche eventuali legami, o fisici, o psicologici, o morali, che dipendono da un influsso malefico, da una pratica malefica, da un intervento malefico, da un intervento che può essere sconosciuto da noi, ma che può essere sempre individuato. Ci sono malattie che sono legate. Si scioglie il legame, la malattia prende il corso suo per uscire dal corpo, o subito o lentamente, ossia si innesta un processo di guarigione. Ci possono essere dei legami che ci rendono impossibile la pratica dei sacramenti, persone che non possono venire in chiesa, davanti alla porta della chiesa non possono entrare. Persone che appena entrano in chiesa devono scappare.
non possono passare per un luogo. Sono delle impossibilità a compiere atti determinati, in genere atti settoriali. Comunque qui non vogliamo fermarci sui diversi modi con cui il maligno si lega, ma tanti legami oggi sono procurati dalla frequenza dei maghi, dei fattucchieri, delle pratiche spiritiche, dei riti magici, delle frequenze a persone sospette. Questa frequenza produce legame. Gli stessi oroscopi che noi leggiamo assiduamente e che sono come regola nostra di comportamento, sono legami, sono legano. Ci sono tante cose che ci legano e noi non ce ne accorgiamo. Possono essere legami sottili, ma possono essere legami gravi, per cui abbiamo bisogno dell'intervento di una preghiera di esorcismo o di liberazione. Chiediamo comunque al Signore di conoscere i nostri legami e di ricorrere ai ripari, chiedendo quantomeno al Signore di liberarci. E il Signore Gesù passa, basta liberare. Quante volte abbiamo visto sciogliersi questi legami e una malattia che resisteva ad ogni cura, segno questa resistenza ad ogni cura di un legame, quante malattie sono state avviate a pronta guarigione dopo lo scioglimento del legame. Chiediamo al Signore di essere liberi da tutti i legami, soprattutto dei legami morali. Chi cammina con il Signore, chi pratica la giustizia, chi osserva i comandamenti, chi frequenta i sacramenti, chi si confessa, la confessione è già scioglimento dei legami, chi partecipa all'Eucaristia, generalmente non incorre in questi legami. Incorrono abitualmente in questi legami tutti quelli che frequentano pratiche esoteriche, tutti quelli che hanno a che fare in una maniera o in un'altra o con deviazioni morali o con il maligno direttamente. Chiediamo al Signore questa sera che passi, che abbi pietà di noi, ci liberi di ogni legame, soprattutto di quei legami che noi stessi ci procuriamo, o psicologici o morali. Guardiamo a Cristo, Signore, che passa questa sera, e chiediamo di essere liberi, di poter cantare, lodare il Signore. Chiediamo a Gesù che ci liberi la mano destra, la mano sinistra, il piede destro e il piede sinistro, le spalle, ci liberi completamente da tutti i legami spirituali, perché noi nella libertà dei figli di Dio possiamo lodare e glorificare il Signore. Alleluia. Poiché dice il Signore: senza prezzo foste venduti e sarete riscattati senza denaro. Perché dice il Signore Dio: in Egitto è sceso il mio popolo un tempo per abitarvi come straniero, poi l'Assiro senza motivo lo ha oppresso.
Ora che faccio io? Ecco, io vengo a sciogliere il mio popolo, a liberare il mio popolo prigioniero. Ecco, il Signore viene a liberare il suo popolo. Scuotiti, figlio di Sion, sciogliti dai legami, sei libera perché il tuo liberatore è venuto a liberarti. Fratelli e sorelle, dobbiamo sentirci liberati dal Signore. Gesù ci libera, chiunque guarda a Lui, chiunque si avvicina a Lui avrà la liberazione. Egli un giorno, leggendo il libro di Isaia a Nazareth, pronunciò questo oracolo dicendo: il Signore mi ha unto e mi ha mandato a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, allietare gli afflitti di Sion e dare loro la corona invece di cenere, olio di letizia invece dell'abito di lutto. Il Signore ci ha liberati, fratelli e sorelle, non piangiamo sui nostri legami, non ricordiamo i nostri legami, presentiamo le nostre braccia, presentiamo le nostre gambe al Signore ed Egli ci scioglierà da ogni legame. Presentiamo tutto il nostro essere al Signore. Non ci sono legami, non ci sono catene che possano resistere al suo amore. Il suo amore ci scalda, il suo amore che fa tutti i metalli, rompe tutti i legami, perché il Signore è nostro Dio che ci ama e con il suo amore ci redime. Cantiamo allora al Signore la nostra libertà. Non piangiamo sui nostri legami. Chi si sente legato, chi si sente oppresso, alzi le mani al Signore perché Egli è liberatore. Alziamoci in piedi e cantiamo al Signore. Sei tu, donna, che ti sei incurvata perché è oppressa. I tuoi dispiaceri ti hanno reso curva su te stessa. Sei tu, ragazzo, tu ti credi libero, ma sei curvo perché i tuoi peccati ti hanno incurvato. Sei tu, ragazza, curva, tu ti senti bella e tante, ma sei curva, guardi la terra. Anche tu hai trasgredito e anche tu hai dato al nemico l'agio di legarti i piedi e le mani. Ma questa sera il Signore viene per te, uomo maturo, viene per te, o donna, viene per te, ragazzo, viene per te, ragazza, viene per tutti. Il Signore libera. Glorifica il Signore. Se Satana ti ha legato, se tu stesso ti sei lasciata legare dal maligno, il Signore viene a liberarti, a slegarti. E noi questa sera ringraziamo Dio, ringraziamo tutti il Signore per la nostra liberazione e chiediamo al Signore di mantenerci liberi, di non porgere più i polsi e le caviglie al maligno, per poter camminare nelle vie del Signore, per poter operare liberamente. Cantiamo al Signore allora, di nuovo in piedi, la nostra liberazione. Glorifichiamo Dio. A chi...